Prima di passare a cose più complesse, vediamo come poter dividere in categorie i nostri host. Facciamo un esempio. Mettiamo che vogliamo avere due VPS, abbiamo tre VPS. Facciamo configurarne mettere due come web server, quindi con delle speciali configurazioni per il web server e una come database, che quindi avrà bisogno di configurazioni diverse, quindi come facciamo a filtrarle nella loro operatività tramite Ansible. Se noi guardiamo, quando noi pinghiamo, lui le pinga tutte e tre. Ma ora che le abbiamo divise per categoria, quindi con la categoria web server e con la categoria database, possiamo appunto andare a selezionare, quindi svolgere l'operazione solo su quelle appartenenti alla categoria. Ad esempio, se io scelgo web server invece che a 3 test di ping, dovrebbe farmene solo due, ovvero solo alle due VPS appartenenti alla categoria web server. Come vedete, sono state pingate solo la 58 e la 57, che appunto appartengono alla categoria web server. Se volessi pingare solo database, appunto basta definire database e qua abbiamo database. Oppure c'è un secondo modo, si può fare slash apostrofo. No, punto esclamativo, scusate. In questo modo gli diciamo mostra tutto ciò che è diverso da web server e quindi ci ha pingato la macchina sotto database, sotto la categoria database. Ovviamente ora con due sole categorie così la cosa non è particolarmente utile, ma immaginate di avere una lunga lista di macchine e quindi di poterle filtrare a seconda della comodità. Un'altra cosa che si può fare, ad esempio, è definirle per ID, quindi mostrami tutte le VPS ad esclusione della 57.1. Quindi ora pingherà le due macchine tranne la 57.1. Sempre in vena di comandi. Allora, qua dovremmo averne un altro. Ok, list host. Alla fine, vedete, qua ci mostra tutte e tre le nostre macchine. Database, ci mostra solo database, diversa database, ci mostra le due in web server, quindi scrivere oppure web server ci mostra sempre quelle in web server. Ora immaginate di avere invece tanti nomi, anche molto simili. Ad esempio, mettiamo di voler vedere tutte quelle sotto una categoria che si chiama web, che magari può essere web portal o web server. Basta mettere web asterisco e ci mostrerà e andrà lui in automatico a completare tutte quelle che appartengono, che iniziano con la parola web. Lo stesso vale per i numeri IDP. Mettiamo di voler filtrare tutte quelle che finiscono per 58.1, basta mettere asterisco punto 58.1 e come vedete ci ha mostrato solo quelle che finiscono per questa sigla. Questo viene comodo anche quando si hanno molti IP. Ad esempio, vogliamo ora, vabbè, i nostri numeri IP sono tutti simili, quindi non è particolarmente utile questa cosa, ma in futuro, quando i dati e i server collegati diventano molti, può essere comodo. E niente, quindi questa è una divisione possibile, è una delle utilità per cui
bisogna separare poi le varie macchine per categoria. Io quello li ho separate per web server database, ma volendo possiamo separarle per development, per production e development, quindi una verrà usata per i test, le altre due in produzione. Quindi anche qui mostra tutto, mostra solo le macchine di sviluppo, development, e mostra solo le macchine di produzione, production. Ok, quindi questa breve introduzione alla gestione degli host è finita. Ci vediamo al prossimo tutorial. Se vi è stato utile mettete un like, altrimenti pazienza.